Buonasera cari amici di Radio Neofrontiere, siamo qui a Pizza Village con Pino Di Opoli, ringraziamo per questo e potremmo sapere un attimo quale ricordo dell'infanzia legato a Napoli. Beh, ne ho bellissimi ricordi perché tanti risalgono a tantissimi anni fa, per esempio nel 62 venni qui con i miei parenti, con mio nonno materno che viveva a Napoli, andai a Nederlandia, come si chiama? Ederland, non c'è più. E mio nonno mi fece una sorpresa, dice guarda tua zia Nina ti fa una sorpresa. Dico io ho 13 anni, che fa? No, la donna ragno. Mia zia si mise sul palcoscenico, cominciò a ballare, poi piano piano con degli specchi, mi doveva sparire il corpo, rimase la testa e c'erano queste io mi mise a piangere. E poi, per esempio, non è un ricordo bello visto quello che è successo adesso, ma io ero qua a Napoli quando si fu il terremoto, allora nell'80. E prima, no, proprio un po' prima, no, nel 60 avevo 20, negli anni 60, proprio una volta accanto in una cosa, però il terremoto si sentì. Allora mia zia e io sul letto con i miei cugini che saltavamo non l'avevamo sentito. E però disse il terremoto si vede qua un quarto d'ora. Allora io con due cugini in braccio, perché non avevo le 5 lire per l'ascensore, allora ci si mette le 5 lire, correndo per le scale siamo corsi tutti alla villa di Capodimonte, sono passati 3 minuti su, materazzi, lenzuola, sigarette, pizza, in 3 minuti. Ma anche della prendere di catturare al volo il momento. Come quando piove. Carpe diem. Quando piove a Napoli. Assolutamente, quello anche a Milano. Per esempio ho visto tre mesi fa, ho fatto una intera puntata sui nuovi melodici napoletani, Theo in the Box. E a un certo momento ero dove fanno le statuine, a San Gregorio. C'era un cielo nero con un raggio che tagliava in due il vicolo, una cosa bellissima, e sono uscite due gocce in 3 secondi e hanno coperto tutto. Allora io mi dico, ma ho coperto tutto, è ritornato su e hanno coperto tutto. E poi mi ha fatto la statua anche me. Vedi, sei entrato nell'auto. Nell'auto, però sembrava un auto. No, l'unico che è venuto male. No, non è venuto male, ma sai, quando è stato con lo smog, poi io non ho una faccia particolarmente da... quindi, però mi ha fatto questo mancio. Anche Cacomo l'ha fatto. Ne ha venduta migliaia. Salutiamo e salutiamo anche Italia Caruso che ci sta ascoltando. Ciao Italia, un bacione, ciao, a presto. Grazie per Radio Neofrontiere e Teo Teopoli.